Francesco Cappello, portavoce all'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle. Eccoci di nuovo al venerdì ed è il giorno in cui vi facciamo un resoconto di quello che è successo durante questa settimana. E come voi sapete, un importante provvedimento è stato approvato all'Assemblea regionale siciliana e si tratta appunto della legge di variazione del bilancio. Su questo noi ci siamo astenuti in quanto contenente importanti norme che dovrebbero in un certo qual modo e nello stile di questo governo mettere l'ennesima pezza a delle emergenze come quelle relative ai forestali, ai comuni, alle province e via dicendo. Il presidente Ardizzone ha inaugurato una nuova prassi parlamentare stralciando appunto dal testo del disegno di legge del governo alcune norme altrettanto importanti che verranno sostanzialmente discusse martedì prossimo. Questa settimana, tra i disegni di legge che il nostro gruppo ha prodotto, il più importante è la legge voto che ha come primo firmatario Vanessa Ferreri sulla impignorabilità della casa. È un disegno di legge voto, cioè verrà esitato dopo essere passato dalla competente commissione di merito dall'Assemblea regionale siciliana e quindi poi dovrà essere approvato dal Parlamento nazionale. Ovviamente si tratta di una serie di norme di competenza nazionale e di conseguenza quello che uscirà fuori dall'Assemblea regionale siciliana è appunto la volontà di rendere in questo periodo di estrema crisi la casa come bene impignorabile. Un autentico paradosso è quello che è successo al portavoce Stefano Zito, al quale l'ASP di Siracusa ha risposto picche all'ennesima richiesta avanzata attraverso un atto ispettivo, lamentando il fatto che per la iperattività di Stefano Zito l'ASP si trova praticamente immobilizzata e non riesce né ad adempiere a quanto richiesto dal portavoce Zito né alle sue normali funzioni. Ma passiamo a sentire quello che in aula ha riferito il collega Zito. Leggervi una cosa che mi è pervenuta proprio oggi da parte dell'ASP 8 di Siracusa, che è molto interessante. Nelle prime cinque righe si legge: la copiosa, incessante, sistematica sequenza di richieste di accesso agli atti esercitata senza soluzione di continuità dalla signoria vostra, sin dal suo insediamento, che non trova precedenti nella storia di questa azienda, sta mettendo davvero a dura prova gli uffici ormai impegnati da mesi in un'estenuante ricerca di atti e di elaborazione di dati e di rivelazioni che rischia di intralciare le attività istituzionali e buon andamento della pubblica amministrazione. Questa è una risposta che viene da parte dell'ASP 8 di Siracusa per una serie di richieste di accesso agli atti che io ho fatto. La prima l'ho fatta il 6 dicembre 2012, quindi è solo 11 mesi che sto aspettando, diciamo, una risposta. Poi ci sono richieste che aspettano da 10 mesi, da 9 mesi, 7 mesi, ma la cosa più bella cosa è che chiedevo. In alcune chiedevo gli atti di nomina, quello che ci siamo sempre detti in commissione, assessore, però quanto vede non vogliono rispondere, chissà perché. In alcune parlavo degli spostamenti del personale, soprattutto dai reparti agli uffici. Chiedevo l'utilizzo dell'istrumentazione tipo TAC, PET, per vedere se effettivamente il discorso dell'abbattimento delle liste d'attesa è dovuto perché manca il personale o perché forse non sono utilizzate come devono essere utilizzate, i provvedimenti disciplinari, una serie di documenti. Ma come ha ben letto, come le ho letto prima, a quanto pare le mie richieste non trovano precedenti nella storia dell'ASP, questo è bellissimo perché è un punto di orgoglio per me. Dopodiché le conclusioni sono proprio conclusione: facendo applicazione dei riportati principi alla peculiare fattispecie in esame, si ritiene pertanto, fatte salve le stanze a cui è già stato dato riscontro in quanto ritenuto ammissibile, di non poter accogliere tutte le stanze presentate dalla signoria vostra, in quanto palesemente in contrasto con le norme e la sentenza sopra richiamate.
perché mi riportano delle sentenze sulla 241 del 90 che parlano del cittadino normale. È ovvio che chiunque cittadino non può alzarsi la mattina e fare sempre le stesse richieste accesso agli altri. Però se non la possiamo fare noi, assessore Borsellino, chi la dovrebbe fare? E io in qualità di vicepresidente a un ASP, chi la dovrebbe fare una richiesta di accesso agli altri? È molto fantasiosa questa cosa. Io non so da dove viene, io non so... Oggi si doveva parlare di sanità pubblica e c'era anche una parte di sanità privata. Una cosa è sicura, la sanità non è sulla da questo discorso. Che forse la sanità pubblica la si sta distruggendo dall'interno, non dall'esterno. Poi c'è qualcuno che ogni tanto vuole accendere un faro, una luce per capire perché le cose vanno male. Poi possibilmente non c'è nulla nelle carte, non si trova assolutamente nulla, anzi le cose vanno effettivamente bene, però le carte non ce le danno. E se non ce le danno a noi parlamentari, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a chi li dovrebbero dare queste carte? Secondo me siamo ai limiti di uno scandalo. Io più volte ho chiesto ispezioni, ma a quanto pare non si muove nulla. Io quello che dovevo dire l'ho detto, a lei le opportune considerazioni. Grazie. Grazie. Anche nella circostanza dell'Humanitas, che è il caso scoppiato su tutti i giornali e che riguarda appunto il futuro polo oncologico, ovviamente privato, ma accreditato con il servizio sanitario nazionale, e la rappresentazione di un governo che, anziché concordare con il territorio e con i rappresentanti del popolo appunto in Parlamento, agisce in solitaria e invece di puntare sul servizio pubblico punta tutte le risorse disponibili in questo momento sul servizio privato. L'atteggiamento dell'assessore Borsellino è stato un atteggiamento contraddittorio che è appunto in piena linea con lo stile di questo governo, che prima lancia la pietra, poi nasconde la mano. Ed infatti, dopo aver emesso un decreto con il quale autorizzava per appunto la formazione di questo polo oncologico e questo forte investimento in termini economici, a seguito delle rimostranze che sono avvenute da parte dei parlamentari e in particolar modo di quelli del Movimento 5 Stelle in Commissione Sanità, ha ritirato praticamente il decreto. Vediamo cosa ha da dirci la collega Gianina Ciancio a proposito della riforma della cultura. Ciao a tutti ragazzi, questa settimana abbiamo cominciato un percorso con le associazioni musicali, teatrali e di danza, così come con i rappresentanti delle più grandi istituzioni culturali siciliane, per elaborare sulla scia di una proposta già fatta dagli Stati Generali dello Spettacolo il Fondo Unico per lo Spettacolo, appunto, sul modello di quello nazionale. Questo per mettere ordine al marasma dei finanziamenti alla cultura in Sicilia e per togliere dall'arbitrarietà della politica e delle istituzioni i contributi a enti, associazioni, fondazioni e così via. Vogliamo affermare con forza il concetto che la cultura non può essere trattata come una merce o come una concessione da parte dei vari governi, ma deve essere un diritto in una regione civile garantito e regolamentato per legge. Allora, prima di chiudere questa puntata, volevo ricordarvi che entro la fine di dicembre ci aspetta un importante appuntamento che ha ad oggetto l'approvazione dei disegni di legge relativi alla istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane. Volevo approfittarne per rinnovare l'invito a tutti i cittadini e a tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle a partecipare alle nostre riunioni, a partecipare ai nostri eventi e a contribuire insieme a noi alla stesura di un testo e alla riforma dell'ordinamento degli enti locali. Ricordiamoci e ricordateci sempre che le leggi si approvano in Parlamento, ma vanno fatte dai cittadini fuori dal palazzo. Grazie a tutti, buona settimana e arrivederci alla prossima.